Beh, purtroppo viviamo tutti i drammi ambientali di Taranto. La situazione ex Ilva ormai ha una dimensione nazionale ed internazionale, ai noi, e in occasione del Festival della Sostenibilità che si è tenuto a Crispiano, una due giorni, ho avuto modo di intervistare il professor Livio De Santoli, che è il prorettore per le politiche energetiche dell'Università La Sapienza di Roma. E abbiamo parlato di un aspetto particolare, si parla tanto di produzione alternativa al carbone per quanto riguarda l'ex Ilva per la produzione dell'acciaio, e si è tanto parlato dell'idrogeno verde. Ascoltiamo questa intervista perché poi si vedrà l'idrogeno verde, come dice lo stesso prorettore, può dare dei benefici, ma nessuno deve illudersi che con l'idrogeno verde si risolva la questione ambientale ex Ilva. Quindi sfatiamo certi falsi miti, miti molte volte come dire, diffusi e fatti circolare artatamente da più di qualcuno. Un relatore di assoluto rilievo, il professor Livio De Santoli, che è appunto prorettore dell'Università La Sapienza di Roma per le politiche energetiche. Professore, lei conosce perfettamente la realtà di Taranto, quella dell'ex Ilva, la produzione a carbone e i vari sforzi che si stanno facendo per metodiche di produzione alternative. Non sappiamo fino a che punto queste varie così ipotesi sono praticabili, soprattutto la tempistica, questo ci interessa, visti appunto i drammi ambientali e sanitari che la realtà tarantina vive. Lei si è molto soffermato nei suoi studi, nei suoi approfondimenti si è soffermato sull'idrogeno verde. Ecco, cerchiamo di capirne di più, quale potrebbe essere la via alternativa, e anche considerando appunto i tempi, diciamo, dalla fase di progettazione, di sperimentazione, a questa auspicata, benedetta attuabilità. Allora, intanto il problema di Taranto è un problema complesso, molto complesso, che si riflette in una multiforme difficoltà nell'affrontare in maniera organica il problema fondamentale che è l'Ilva. A mio modo di vedere, però, non bisogna cadere nel tranello di lasciar perdere tutta una serie di attività propedeutiche con la scusa che non siamo pronti. Noi siamo pronti a fare tutto, basta volerlo. È una volontà di tipo politico probabilmente, non tecnologico. L'idrogeno in sé... La tecnologia, diciamo, dagli strumenti, poi la politica deve prendere le decisioni. Esatto, dovrebbe prendere le decisioni. Ripeto, adesso senza entrare magari troppo in una problematica troppo complessa per poter svilupparla in pochi minuti, parlando invece solamente dell'idrogeno, che già di per sé stesso è un bel asset, l'idrogeno deve soddisfare due o tre requisiti fondamentali per cominciare a parlarne. Principio numero uno: deve essere un idrogeno verde, cioè deve essere un idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Coloro i quali dicono che in questo momento tale forma di idrogeno non è competitiva, noi rispondiamo: se mai cominciamo, mai sarà competitiva. Quindi occorre da subito cominciare con determinate come posso dire, convinzioni tali da poter far vedere che anche idrogeno verde è tecnologicamente una soluzione praticabile. I soldi per poterlo fare, per poter cominciare una serie di attività, ci sono. Ci sono perché l'Europa parla di idrogeno verde, il PNRR parla di idrogeno verde, occorre solamente mettere insieme le varie forze per un progetto coerente e unitario.
progetto coerente unitario che comunque è facilitato dal fatto che l'idrogeno deve essere sviluppato in queste valli dell'idrogeno, delle valli all'interno delle quali si mettono insieme tutte le varie problematiche, dalla produzione verde, ripeto, che deve essere verde, alla trasformazione e soprattutto all'utilizzo, senza dimenticare l'aspetto, a mio modo di vedere, più importante, che è quello della informazione e della formazione sull'idrogeno, visto che si sta aprendo un mondo davanti, un mondo molto importante, soprattutto per i giovani. Qua oggi avremo dei dibattiti con le scuole. Con le scuole. Occorre inventarsi delle professioni, occorre inventare, quindi gettare il cuore oltre l'ostacolo, delle formazioni, che sono progetti anche didattici. Tutta questa roba che deve essere, e questo è il secondo principio, unitariamente ricompresa in un'unica strategia, deve essere messa in piedi. La Puglia è una regione che da questo punto di vista si sta dando molto da fare. Taranto è una provincia che necessita di dare risposte concrete a una problematica che si chiama genericamente decarbonizzazione, ma che a Taranto si declina in maniera precisa, no? Eliminazione di un mondo che ormai è passato. Ecco, professore, mi sono sempre domandato, ma questa struttura dell'Ilva, la fabbrica dell'Ilva, che risale agli anni 60, che certamente è obsoleta, ma fino a che punto, come dire, può prestare il fianco ad una come dire, rivoluzione copernicana nell'ambito della tipologia di produzione? Cioè, mi sono molte volte domandato, ma non è che c'è il rischio, passatemi la metafora, di voler mettere un impianto a gas, un impianto a metano, a GPL, ad una Topolino? Perché l'età media di vita, no? la vita media di uno stabilimento è di 40 anni, qui siamo già a oltre 60, quindi fino a che punto queste queste diverse tipologie di produzione possono essere come dire, adattate a uno stabilimento che oggi letteralmente è un catorcio che sta crollando a pezzi? Allora, qua c'è da fare un discorso molto importante e molto serio, che è, se pensiamo, ritorno sull'argomento dell'idrogeno, che è l'argomento di cui mi sono occupato in questi ultimi mesi facendo un piano per la provincia di Taranto. Se noi pensiamo che con l'idrogeno possiamo risolvere tutti i problemi dell'Ilva, siamo fuori strada. L'idrogeno non può da solo risolvere i problemi dell'Ilva. L'altra domanda è: ma allora si possono risolvere questi problemi dell'Ilva? Come? Ognuno ha la sua visione. Io ho una visione di chiusura, ognuno poi ha la sua visione. No, io non ho una visione, perché io non mi occupo di Ilva o di riconversione industriale in senso ampio. Però posso dire che sicuramente la verniciata di verde non basta, e per invece andare in profondità su una riconversione utile all'Europa, oltre che all'Italia, oltre che ai tarantini, occorrerebbe veramente una rivoluzione copernicana, che non si può fare solo con l'idrogeno. L'idrogeno è un primo pezzo, forse importante, che io non vedrei collocato nell'Ilva, io lo vedrei collocato nella realtà tarantina, perché Taranto non è solamente Ilva dal punto di vista industriale, come sappiamo bene. Poi la città stessa merita di essere sede di sperimentazioni serie che vanno verso la decarbonizzazione, e l'idrogeno può aiutare a fare questo. L'idrogeno come un tassello fondamentale, ma pur sempre, lei diceva, un tassello. Quali potrebbero essere gli altri tasselli, diciamo, per un sogno, per una agognata sostenibilità dello stabilimento, ammesso che ciò sia possibile? Appunto, ripeto, io su questo non mi voglio neanche esprimere, perché non so neanche se sia possibile. È sicuramente un problema di riconversione industriale profondo, quindi partendo dalla produzione dell'acciaio e sui metodi di produzione dell'acciaio, probabilmente ci saranno dei sistemi. Sicuramente ci dovrebbe essere un ridimensionamento del volume di produttività. Invece si vuole aumentare. Si vuole aumentare. Probabilmente bisognerebbe andare con una strategia
urgente non significa che la strategia, a me la parola transizione, che va tanto di moda adesso, è uno slogan. Uno slogan, perché la transizione, se non gli dici, non dici quando comincia e quando finisce, può essere una cosa infinita, e quindi può essere addirittura lo status quo invece che la rivoluzione. Bene, l'Ilva è uno di questi esempi. Io, se c'è qualcuno che si vuole esporre a fare un processo transitorio con una data d'inizio, una data finale, con un timing, allora ci faccia vedere le sue proposte. Queste proposte passano però per un ridimensionamento obbligatorio, passa per una risituazione generale ecologica, diciamo così, di impatto, e naturalmente in tutta questa storia ci sta anche bene l'idrogeno. Però l'idrogeno, ripeto, non è il toccasana, come dire, il guaritore, ecco. L'Ilva sicuramente no, è il toccasana di tante altre cose, se volete sulla mobilità sostenibile, piuttosto che su a industrie più piccole a energivore, cioè a grande consumo di energia, eccetera. Il trasporto navale, non solo quello su terra, ci sono tante situazioni che l'idrogeno può risolvere. Professore, ci ha parlato di questo idrogeno verde, ma vorremmo capirne di più proprio in termini di applicazione concreta nella vita quotidiana di tutti i giorni. Ecco, il discorso rivolto alla Puglia, alla regione Puglia, mostra delle caratteristiche molto, molto positive per una serie di motivazioni, che non è solamente il sole che ce n'è tanto e quindi le rinnovabili e quant'altro, anche se rinnovabili, sole e vento sono di fondamentale importanza, perché come abbiamo detto l'idrogeno deve essere un idrogeno verde, deve essere un idrogeno senza alcun utilizzo di carbonio, su questo bisogna essere chiari. Ci sono già oggi delle opportunità per gli usi di questo idrogeno, in particolare nello studio che abbiamo fatto sulla provincia di Taranto, ad esclusione di Ilva, abbiamo in qualche modo osservato quali sono le opportunità tecnologicamente più pronte per poter raccogliere un certo quantitativo di idrogeno prodotto in una di queste valli dell'idrogeno. E allora ce ne sono essenzialmente due. La prima è quella della mobilità in tutte le sue forme, perché la mobilità pubblica, chiamiamola così, a Taranto è rappresentata dalla gomma, è rappresentata dal ferro, è rappresentata dall'acqua, dal mare, eccetera. E nel nostro studio abbiamo previsto dei finanziamenti anche per i mezzi che utilizzano questo idrogeno, con delle determinate quantità che abbiamo in qualche modo individuato. In particolare faccio riferimento al ferro, perché c'è una linea ferroviaria ancora che funziona a diesel, Bari, Reggio Calabria, che passa per qua, e effettivamente quella potrebbe essere una grandissima opportunità per eliminare il diesel e mettere l'idrogeno. I treni a idrogeno già sono una realtà, quindi quella è un'altra situazione. C'è inoltre, per grandi quantitativi di idrogeno prodotto, la necessità di utilizzarlo in alcune fabbriche. Naturalmente questi usi devono essere in qualche modo organizzati a seconda della fabbrica che mettiamo sotto osservazione. Soprattutto le fabbriche, anche se piccole, che consumano tanta energia. Non devono essere per forza grandi, devono essere piccole che consumano energia. In quel caso l'idrogeno può essere un vettore molto significativo. Ultimo, ma non ultimo, ma che vale in un periodo di transizione ben delimitato, è il cosiddetto blending, cioè la produzione di idrogeno e la sua introduzione con quote di miscela sempre più progressivamente più grandi sulle reti del gas. Questo è un processo importante, perché noi abbiamo una infrastruttura di gas molto importante in Italia in generale, che non deve essere smantellata visto gli investimenti che abbiamo avuto nel passato. E allora il progressivo aumento dell'idrogeno e la sperimentazione di mettere quote con concentrazioni di idrogeno sempre più grandi rispetto al gas potrebbero essere molto interessanti dal punto di vista dell'affinamento tecnologico per adattare le reti del gas alle reti dell'idrogeno. Non c'è grande lavoro da fare, e quello però è un settore sicuramente importante. Tutto questo nel nostro piano c'è.
ma c'è soprattutto nel nostro piano l'individuazione del numero di posti di lavoro aggiuntivi che questa operazione fa e soprattutto un programma di formazione serio, perché sull'idrogeno se ne parla troppo a sproposito. Sicuramente le nuove generazioni devono capire che è una grande opportunità e quindi inventarsi anche nuove professioni e nuove occupazioni.